Ciao Nigi amici, eccoci finalmente qua a parlare nuovamente di Big Jim. Era un bel po' che volevo parlare del nostro amico Giacomone, ma non avevo mai, diciamo, l'ispirazione, soprattutto aspettavo di trovare personaggi e confezioni. Di recente ho conosciuto una persona gentilissima e correttissima che vende oggetti su Big Jim, ma fa anche delle bellissime scatole repro come questa qua. Scommetto che i meno esperti non si erano accorti che questa è una scatola repro, è davvero molto bella e ben fatta, guardate. Dopo la apriamo, ve la faccio vedere un po' meglio. Allora, questo gentilissimo signore è super disponibile, vi consiglio di dare un'occhiata se, come me, siete interessati ai Big Jim ma non volete spendere miliardi per avere le scatole originali. Vi metto il link in descrizione. Dunque, oggi vediamo Commando Jeff. È stato il primo personaggio che ho comprato dopo aver acquisito il Professor Rob, di cui vi ho già parlato, per questa collezione di Big Jim che sto facendo, che a oggi comunque conta un po' di personaggi. La linea Spy l'ho quasi completata, quindi piano piano vi parlerò di tutti gli elementi di questa affascinante squadra. Sicuramente è il mio tema di Big Jim preferito, questo qui, Spy. Fa un po' James Bond, e anche se un team molto piccolo mi ricorda un pochino i G.I. Joe, quindi mi affascina tantissimo. Oltretutto i disegni sono qualcosa di spettacolare. E seppur ci siano altre linee belle di Big Jim, come la Global Command, piuttosto che anche il Pack, il branco dei lupi di Big Jim, quei personaggi lì li trovo un po', come dire, sicuramente molto belli, ma un filo più infantili, mentre invece Global Command è un po' troppo fantascientifico, per quanto entrambe le linee siano molto belle. Questa serie Spy, cosa vi devo dire, mi ha catturato già quando ero molto piccolo, quindi cominciamo con questa. Allora, vediamo un pochino. La scatola, proprio come quella di Professor Rob, vedete, mostra un bellissimo disegno. Quasi sempre c'erano dietro montagne, per qualche ragione, o si vedevano dei castelli in queste illustrazioni. Qui vediamo il nostro Commando Jeff, che praticamente esce fuori da un torrente. E qui ha una corda, quindi sta per arrampicarsi, direi, sotto un ponte. Perché qua si vedono delle travi di metallo, anche qua, vedete? Quindi probabilmente ha messo, magari, che ne so, una bella bomba alla base del ponte e si sta arrampicando per tornare al suo veicolo e scappare, chi lo sa. Allora, di fianco cosa abbiamo? Abbiamo delle piccole descrizioni, vediamo anche che cosa contiene. Qui c'è scritto personaggio, detonatore, pistole, stivali e coltello. Poi c'è costume, ma qui c'è scritto dove sono fatte le cose di base. Vediamo, allora dietro abbiamo, come l'altra volta, queste illustrazioni che ci raccontavano un pochino quali personaggi c'erano. Avevamo Big Jim agente segreto, poi Big Jim 004, poi qui c'è Commando Jeff sott'acqua, Commando Jeff che applica un esplosivo, qui abbiamo Joe l'alpinista o Joe lo scalatore, come preferite, di nuovo Commando Jeff che vedete infatti fa esplodere un ponte, il castello di cui vi parlavo, si vedono sempre questi castelli. Alpinist Joe, mi viene da dire che le avventure di Big Jim spia fossero di base in Europa, magari attorno alle Alpi, quindi chissà, un po' in Italia, un po' in Svizzera, un po' in Austria, chissà cosa capitava lì che Big Jim e gli altri erano così impegnati. Poi niente, qui c'è Boris, il malvagio autista del Professor Rob, che prendeva tutto a testate, quindi cugino di Ramman, e qui Professor Hob. Boh, per il resto niente di particolare. Apriamo la confezione. Ecco, queste confezioni retro sono fatte così bene che anche l'interno è, diciamo, fedele. La bambola l'ho applicata io, perché l'ho comprata loose e poi ho comprato la confezione vuota. Ecco, ci sono altri pezzettini. Ok. Ci sono tantissimi accessori che normalmente dovrebbero essere chiaramente imbustati, ma ripeto, io questo personaggio l'ho comprato loose, quindi adesso li sistemo e ve li faccio vedere un po' meglio. Ecco, vedete che normalmente il personaggio era legato a un piccolo fil di ferro che poi è venuto un po' via. Io non l'ho voluto stringere troppo perché sapevo di dover fare il video, quindi lo ristringerò meglio in seguito. Guardate che faccia indurita che ha, un bel faccino col suo cappellino da tono nostromo.
160 grammi di bontà in olio d'oliva. Ecco, allora poggiamolo qui, stai qui buono, dai, ti metto in una posa, ecco, così stai buono, sei in una posa da duro, bravo, bravo Jeff. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Dunque, detonatore, qui abbiamo dei candelotti di dinamite con un timer, che è forte, poi abbiamo le pinne, la maschera con respiratore, solo che boh, cioè non avevamo delle bombole, quindi mi sfugge il senso, ma vabbè, facciamo finta. Poi qui abbiamo una pistola con silenziatore, fin qui tutto bene. Qui abbiamo un'arma automatica, un mitra, non sono un esperto, ma somiglia a un Uzi, credo. Non sono così bravo con le armi. Dopodiché qui abbiamo un coltello. Ecco, il coltello ha, vedete, dei ganci per essere attaccato alla mano, per rimanere solidamente in mano. E poi qui abbiamo un bel binocolino con tanto di cordicella, in modo tale da poterlo attaccare al personaggio, quindi rendere la cosa credibile. Dopo facciamo dei test. Gli facciamo fare l'indossatore al nostro amico Jeff. Ecco, questo accessorio qua è stato chiuso dal venditore che me l'ha dato perché, che io sappia, premetto che non sono un super esperto del mondo di Big Jim, ma che io sappia, questa parte qua è sempre la cosa più difficile da trovare nei set completi di accessori di Commando Jeff, e cioè la sua borsina. Questa è una borsa tipo zaino, direi, che serve a contenere tutti i suoi numerosi accessori. Ecco, poi tra l'altro, volendo, questo personaggio, Commando Jeff, può essere completato cercando bombole e altre cose in altri set di accessori o da altri personaggi, quindi era facile renderlo ancora più ricco e figo. Già era pieno di accessori, come vedremo fra poco. E questa era una delle cose più belle del mondo di Big Jim, la possibilità di arricchire dei personaggi con una moltitudine di vestiti, scarponi, accessori, cappelli, animali anche, perché no? Perché c'erano tigri, aquile, coccodrilli, gorilla, c'era di tutto di più, c'era la canoa, c'erano le jeep, gli elicotteri, le moto, c'era un'infinità di cose. Pian piano vedremo un po' tutto. Io non ho intenzione di collezionare tutto quello che esiste su Big Jim, sarebbe una follia e francamente neanche mi interessa, anche perché i veicoli sono davvero grossi, prendono un sacco di spazio. Ma qualcosina sicuramente lo prenderò e cercherò di farvi vedere un po' tutto, almeno nelle foto dei cataloghi. Anche se devo dire, sono tentato di prendere la serie Spy per intero, perché per l'ennesima volta è la mia preferita. Yeah! Ok, ecco, una cosa che purtroppo ho scoperto che mi manca, l'ho scoperto dopo, è la piccola rice trasmittente. Quindi ve la mostro in questa foto qui, guardate un po'. In effetti è un accessorio molto piccolo che capisco potesse essere perso facilmente. Allora, il volto di Commando Jeff. Qui c'è tutto un discorso complesso da fare. E cioè, Big Jim, quando è nato, aveva una serie di amici. Big Jeff, Big Jack, Big Josh, ognuno aveva il suo volto. Ora, il primissimo Big Jeff era una specie di Big Jim biondo e aveva questa funzione nel giocattolo di tagliare col suo machete delle canne di bambù. Questo era, diciamo, il gioco in sé. Se non che il volto di Big Jeff, del primissimo Big Jeff, in questa linea è stato utilizzato per Joe lo scalatore, o Alpinist Joe, come preferite chiamarlo. Solo che poi questo personaggio qui è stato chiamato Jeff, e allora sarebbe stato molto più logico chiamare lui Commando Joe e l'altro Jeff lo scalatore, se vogliamo. Queste sono le cose della Mattel che io ho sempre odiato. Perché voglio dire, accidenti, come nei Masters, la coerenza questa sconosciuta. Parliamoci chiaro, in teoria le varie linee di Big Jim sono indipendenti, non sono collegate tra di loro. Ogni concetto utilizza dei personaggi di Big Jim differenti. Però sarebbe stato carino mantenere gli sculpt dei volti e vedere un'evoluzione dei personaggi in varie squadre, immaginando che Big Jim, col passare degli anni, avesse vissuto diverse avventure, fatto tanti mestieri e organizzato anche diverse squadre che difendevano la giustizia insieme ai suoi amici. Perché, voglio dire, il volto qui di Commando Jeff, in effetti, è lo stesso di Torpedo Fist, che è un personaggio del Wolfpack precedente a questa serie qui, ancora degli anni 70, solo che lì era biondo, il che provoca ulteriore confusione, quindi vabbè,
lasciamo stare, dai. Era solo per farvi presente questa cosa un po' stupidotta. Comunque, a parte tutti questi discorsi, il volto di Jeff qui è sicuramente uno dei più belli che si siano mai visti. Ha questa benda sull'occhio che lo rende ancora più massiccio. Vedete, ha i capelli un po' scuri, anche se ci sono delle varianti, ho visto, con capelli leggermente più chiari, il volto un po' più chiaro. Devo dire che sono contento di avere lui, perché mi piace questa colorazione, mi piace questo volto un po' abbronzato, molto indurito, i capelli scuri gli danno un'aria più massiccia. Ecco, tra l'altro, una cosa importante da dire, che non vi ho ancora detto, è che sotto il vestito, sotto il maglioncino, vedete, Jeff ha il corpo nero, perché con le mutande nere, perché così lui può simulare la sua, chiamiamola, muta da sub, vedete, quella che possiamo vedere qui nella confezione. Quindi era sufficiente levargli i vestiti per averlo in muta da sub. Guardate questa foto, devo dire una trovata davvero geniale, perché Capri, eravamo già pieni di accessori con questo personaggio, era un commando, quindi da solo era in grado di sopravvivere, fare questo, fare quello, mettere le bombe, nuotare, combattere, si muoveva in maniera furtiva, perché questo è quello che fa un soldato commando, quindi un super specialista. Oltre a tutte queste cose qua, aveva anche questa ricchezza di accessori e questa possibilità di cambiare completamente aspetto semplicemente levandogli quello che aveva addosso. Davvero geniale. Infatti, questo maglioncino qui col collo alto non è a caso, perché vedete, se lo abbassiamo possiamo vedere la parte del corpo nero che simula la muta. Ecco. E questa era un'altra cosa molto carina di Jeff. Per quanto concerne il suo nome, Commando, in ambito militare normalmente va a indicare un soldato, uno specialista, in grado di muoversi un po' in tutti gli ambienti. Quindi in grado di fare anche determinate cose da solo. Quindi lui è un esperto di esplosivi, è un sub, è un abile combattente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un commando. Lui si può muovere in maniera efficace in tutti gli ambienti e in tutti i tipi di operazioni militari. Di base e parte del suo equipaggiamento ha anche tutto questo costume. Perché? Perché qui abbiamo il cappellino, poi abbiamo questo gilet arancione, la fondina per la pistola, ora tanto che ci siamo proviamo a mettergliela, tic, ecco qua. Dopodiché abbiamo questo maglioncino che ha l'aria di essere adatto anche per i climi più freddi, poi abbiamo dei bei jeans, questi jeans sono davvero molto carini. E poi degli stivali, ovviamente non abbiamo calze, perché i personaggi di Big Jim le calze, queste sconosciute, non le mettono. E non mettono neanche le mutande. Dai, sto scherzando, no? Le mutande ce le hanno. Ora, facciamogli fare l'indossatore e vediamo un po' come sta con i vari accessori in posa. Allora, ora il nostro amico Jeff si presterà a fare l'indossatore, vediamo un po' come stanno i suoi vari accessori. Dunque, anzitutto questo cappellino, che completa la sua tenuta e lo protegge dal freddo delle montagne o anche dal freddo dell'inverno, magari in un ambiente non artico ma gelido, ecco, diciamo così, così come può muoversi magari in una notte buia. Allora, proviamo a mettergli la sua arma da fuoco qui, questo mitra. Mamma mia, che fatica, non ci riesco. Allora, sì, ma anche no, nel senso, gli sta tra le mani, perché vedete, le mani dei Big Jim sono morbide sulle dita, articolate sui polsi, anche il pollice è morbido. Però devo dire, questa impugnatura non è il massimo della vita, è fatta un po' male. Non lo so, non gli calza proprio bene bene bene, sinceramente. Proviamo la pistola. Vediamo se con la pistola va meglio. Ecco, no. La pistola è troppo piccola per la sua mano. Vedete, fa ridere, è sproporzionata, non ha nessun senso. Ok, armi bocciate, direi. Vediamo un po' il coltello. Anche qua non capisco perché non fare semplicemente un manico un po' più grande. Oddio, invece che mettersi lì a fare questa cosa ridicola. Mamma mia. Vabbè, è un bel casino, ragazzi. Cioè, che dobbiamo fare? Metterlo così? Ma non ha senso. Cioè, ma può avere senso un'impugnatura del genere? Questa è una cosa che non capisco. Ora, se siete amanti di Big Jim e quindi probabilmente state guardando questo video per questa ragione, mi scuso con voi, non voglio insultare la linea, ma francamente trovo che sia ridicola questa cosa. Voglio dire, oltretutto, questo è un personaggio dell'81, completamente articolato. L'anno dopo sarebbero usciti i Masters, che tenevano perfettamente in mano i loro accessori. Quindi, che cosa ci voleva fare un po' meglio queste impugnature? Vabbè. Proviamo a mettergli il
binocolo, vediamo un po'. Ecco, beh, il binocolo è grazioso, è carino. Non so se riesce a impugnarlo, proviamo. A questo punto mi vengono i dubbi su tutto, eh. Sì, ecco. Vabbè, l'unica cosa che magari ci interessava poco fargli impugnare, riesce a impugnarlo, pazienza. Vabbè, questo non sta assolutamente in mano perché questa cosa è troppo fine, la mano è troppo grande, vedete? Forse cambia qualcosa con l'altra, vediamo. Qui sembra che la stretta sia un po' più piccola, no. Non cambia un cavolo. Idem la pistola. Idem il fucile. Non lo so, ragazzi, mi sembra che proprio non ci siamo. Boh, vabbè. Peccato, peccato. Credo che avrei trovato questa cosa estremamente frustrante da bambino. Poi proviamo a togliergli il cappello e mettiamogli la maschera. Stai buono. Sì, la maschera sta su più o meno all'incirca. Questo poi bisognava metterlo da qualche parte. Ora il problema è che piegando questa cosa poi magari la maschera non stava più su bene. Allora era meglio evitare questo dettaglio iperrealistico del tubicino. Ma io dico, ma la gente che fa i giocattoli non fa dei test? Voglio dire, vedo queste cose continuamente nei giocattoli, non riesco a capire. Vabbè, almeno questa cosa qua riesce a tenerla in mano? No, come fa? La mette nel ditone? No, boh. Vabbè, niente. Ok, non riesce a tenere in mano quasi nulla praticamente. Vediamo cosa riesce a tenere sui piedi. A questo punto togliamogli gli stivali e vediamo. Urca. Vabbè, faccio prima svestirlo tutto così vi faccio vedere anche la muta da sub. Allora, eccovi il nostro amico Commando Jeff con la muta da sub. Vedete, il suo corpo è dipinto di nero, ha le mutande nere. Ecco. Poi ovviamente c'è il solito bottone Big Jim dietro. Ecco, è un po' loose. Comunque, vabbè. Il movimento lo fa appena appena. Ecco, qui possiamo magari, se lo mettiamo così, vediamo. Se lo mettiamo così possiamo fargli simulare l'attivazione della bomba. Gliela facciamo innescare. Vedete come erano fatti i Big Jim, vi ricordate? Avevano questo bottone dietro. E poi c'era l'effetto muscolo, se piegavamo il braccio il muscolo si gonfiava. Qui si sente poco però, eh? Ho paura di romperlo. Vediamo se... No. Sì, lo fa anche qua. Ecco, le articolazioni dei Big Jim erano belle, eh? Potevamo fargli fare qualunque movimento, praticamente. Piedi, ginocchia, vedete? Qui la mutanda, anche in vita, erano articolati. La sfera, quindi si potevano muovere benissimo. La testa girava, la testa era dura. Sì, questa è dura. Ecco, poi ovviamente i polsi, i gomiti, le spalle, la sfera, vedete, quindi insomma. I movimenti erano sicuramente tanta roba, potevamo tipo anche metterlo così in ginocchio mentre rifletteva sul da farsi, o farlo mettere in posa pronto per il combattimento, che ne so, oppure fargli dire ti faccio un culo così, 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 ecco. E questo era Jeff. Vediamo... Visto che adesso ha la sua muta, proviamo a rimettergli la maschera, vediamo come sta. Ecco, e mettiamogli anche le pinne, già, che ho fatto tutta questa cosa per le pinne, mi stavo dimenticando. Ok, pinna 1 e pinna 2. Tic. Pronto per mutare. Voilà, nella vasca da bagno e via. Dite la verità che l'avete fatto, dite la verità. Che avete messo il vostro Commando Jeff nella vasca da bagno, eh? Dite la verità. Bene, vediamo tutti gli accessori? Cosa dite? Vediamo il contenuto completo della scatola Commando Jeff. Ecco qui Commando Jeff con tutti gli accessori. Allora abbiamo il personaggio, il binocolo, la sacca, il coltello, il mitra, la pistola con silenziatore, pinne, maschera, attrezzatura esplosiva, il cappellino, i jeans, il maglione blu, gli stivali, il gilet arancione, la fondina per la pistola. E con questo ho finito. Ci vediamo la prossima volta. Ciao! Passiamo ora al prossimo ospite, il nostro caro amico Commando Jeff. Allora, Commando Jeff, buongiorno! Sappiamo che sei diventato il capitano della squadra del team francese di questo nuovo entusiasmante sport, che si chiama Caccia alla Brillantina Rimbalzina.
Vuoi presentarci i tuoi compagni di squadra? Ladies and gentlemen, ecco a voi Chemassin, Montage, Tentate, Avant-Garde e Déjà Mort. Non ci siamo già conosciuti, messieurs? Ma in che senso? No, non credo. Perché? Dall'altra parte, Croissant, Soufflé, Escargot et Mont Blanc. Va bene, va bene, va bene. Passiamo ad altro, forse è meglio.